Ragazzuoli, buona vista dal vostro Ettore Elio della Pigna, buona e spintosa di Santiago de Compostela e Spagnolo. Uè a tutti ragazzi, allegria, io vado con tutti voi, io vi calcio, lo sport più bello Del del mondo. mondo, brava Anna Cinona. Ma oggi si vedrà veramente il vero calcio, vedremo il vero calcio. Oggi finalmente, con un po' d'anticipo però, perché dopo ci saranno nuovi amichevoli della Lazio, devo seguire la Lazio, quindi vi dirò la mia classifica finale, vi stilerò la mia classifica finale Serie A 2024-2025. Ora la mostreremo grado per grado. Aspetta, la mostriamo grado per grado. Siamo pronti? Allora, eccola qua. Al 20° posto ho messo. Vediamo subito. Oh, dove sta? Ma si legge? Eccolo qua, al 20°. Ho messo il Venezia. Il Venezia sinceramente è tornato da poco in Serie A, ma penso farà come l'ultima stagione che è tornato, ovvero con i pochi acquisti che non è rivenuto, non Hanno con la so, tombola. se hanno via con la conta. L'Empoli 19°, perché si è salvato per un soffio lo scorso campionato, e quindi secondo me tornerà in Serie B. D'altronde ha perso pure Cancellieri, che ha venuto la Lazio, quindi. Poi 18°, il Lecce, che si è salvato di poco, ha cambiato allenatore, quindi sarà molto difficile per il Lecce. Ok, però mostriamo la prima tutta. Qualcuno che vuole reggere, mostriamo la tuta. Ecco qui, vediamo un po' se si vede. Così, si dovrebbe vedere tutto. 17° Como. Perché il Como secondo me si salverà. Ha acquistato Reina, Varane e tanti altri giocatori di esperienza, portiere, difesa, ha rinforzato bene la squadra. Dopo abbiamo 16° il Monza, perché secondo me il Monza ha perso l'allenatore, comunque si salverà di poco. 15° il Parma tornerà secondo me, intanto questa è una stagione di transizione, tornerà in Serie A e forse si preparerà per tornare il grande Parma europeo, che aveva in porto il Parma negli anni passati, un grande portiere, ti ricordi? Che aveva Gemenzo Sabbia, un forte portiere italiano, proprio Luigi Buffon, Buffon. te lo ricordi no? Guarda, c'è Buffon. Poi abbiamo 14° il Verona, perché secondo me il Verona comunque avendo cambiato allenatore, ce l'ha dato a noi della Lazio, si salverà di poco, ma ce la può fare, dai. 13° il Genoa, il Genoa 13° penso che tranquillamente possa risalvarsi e comunque andare nella parte destra della classifica. 12° il Torino, stesso discorso, comunque vari cambi però non ce la può fare. 11° l'Udinese fa la sua solita stagione. Il Cagliari lo vedo migliorato con le sue rimonte pavolose di Pavoletti, decimo. Poi abbiamo nona l'Atalanta. La vedo fuori dalle coppe, cioè sinceramente Gasperini penso stia per finire il ciclo, ha vinto l'Europa League, penso sia quasi finito. Ottavo il Bologna, che secondo me si qualificherà appena per l'Europa League, ha fatto troppi cambi, troppi giocatori, hanno lasciato troppi congedi sono stati. Settima la Fiorentina, anch'essa si qualifica per l'Europa League, c'è Conference per il Bologna, Fiorentina Europa e Napoli Europa League. Roma quinta, Champions per la Roma, Roma tornerà finalmente in Champions, mi dispiace ma linguarda cugino a dirlo, bianco celeste no. Quarto il Milan, Champions League per il Milan che ha perso molto però si è anche compensato. Terzo l'Inter che secondo me tranquillamente tornerà in Champions, ma non può rivincere lo scudetto, due scudetti mi sembrano troppi. Ecco, primo posto e secondo posto. La Cina dispiacerà, eccola qua. Inquadriamola, sta reggendo la lista. Seconda ho messo la Juventus perché secondo me può lottare per lo scudetto, ma io penso lo scudetto vincerà la Lazio. La Cina non ci crede, se andiamo a vuole. Ma Lazio ha fatto 5 acquisti, non ci 4 5 acquisti, d'esperienza. Giovani La d'esperienza. Lazio ha fatto acquisti scadenti. Ma vabbè, diciamo che ha perso, diciamo che ha perso. Scadenti scaduti. Vabbè, chi ha perso? Ma che se n'è andato? Io No. non. Luis Alberto, Tu. Felipe, Anderson, Cacca, ma. Camara. Però ha comprato Rosin, c'ha un altro, Capiani. Nuno Tavares, Pisagliò, Dere Bacir e Gaetano Castrovilli. Vabbè dai, questo è il nostro pronostico, il mio pronostico. La regina non è d'accordo, secondo me la Lazio arriva la quarta, la Juve prima, questa è la sua classifica. Questa è la mia, qual è la vostra? Scrivetela nei commenti qua sotto. E buona la prima con la rima, vinciamo la prossima schedina. A presto e buona Buona la prima! la prima.